82. Mancanza di capacità, diceva Filippo, questa quasi volontà manifesta del servimento a diplomati che si provengono dall'esterno. Chiedo al direttore Potenzi, ha un momento chiave in questo paese? Sì, credo che non sia soltanto una questione italiana, come tutti sappiamo. Sarà molto breve, così cerchiamo poi di essere un po' più veloci per le domande che potete fare ovviamente a Monia e a tutti voi. C'è uno spartiato nella storia dell'Europa delle ultime decine, che è il 1989, lo sappiamo tutti, il crollo del muro di Berlino. Il crollo del muro di Berlino consente a un mondo bipolare diventare una sorta di colonia dell'unica potenza mondiale rimasta, gli Stati Uniti d'America e la sua sorella, Regno. Consente quindi a chi governa gli atlantici, gli anglo-americani e quindi la grande finanza che a sua volta controlla le grandi multinazionali di avere il potere di entrare dappertutto, compiere dei raid di qualsiasi tipo, acquisire il cosiddetto mercato, prendendolo virgolette libero, e quindi cambiare tutto lo scenario geopolitico mondiale e geoeconomico mondiale. Diciamo che quello era lo spartiacque. Uno spartiacque che ovviamente ha 2 o 3 anni di rodaggio. Quei 2 anni, tra il 1989 e il 1991, in tutto il mondo si comincia a assistere allo scricchiolio di governi che erano stati fino a quel momento, e di sistemi di governo e di sistemi di democrazia che fino a quel momento erano stati, diciamo, andavano per la maggiore. Perché questo? Perché il crollo dell'Unione Sovietica aveva ovviamente, anche in tempo naturalmente, creato degli scompensi, degli squilibri nelle relazioni internazionali, anche di nazioni come l'Italia, o di partiti, o di economie nazionali italiane verso tutto il blocco sovietico. Adesso per parlare dell'Italia, ma era avvenuto di tutto il mondo. Ricordo a chi è più giovane, dico che è più giovane che fino al 1993, massimo 92 o 93, esistevano le commissioni bilaterali, esisteva un ministero del commercio estero che organizzava dei comitati, delle commissioni bilaterali con i paesi, virgolette, come si diceva allora, oltre confine, per trovare delle forme di cooperazione fra due sistemi economici, sociali, politici completamente diversi. Di qui, non so, la possibilità di una Fiat di creare Togliattigrad, ma a determinate condizioni con l'Unione Sovietica. E tutto passava attraverso questi organismi. Tutti questi organismi dovevano essere fatti, diciamo così, in fuori. L'economia mista non doveva avere più possibilità di essere l'economia guida di questi stati che erano più ponte verso il blocco sovietico. L'Italia era uno di questi stati, forse il principale. Cosa succede qui? Succede che, crollando questo sistema di equilibrio fra est e ovest, la speculazione avanza e, come sappiamo poi da quello che è accaduto, cerca di conquistare tutto l'est. Arriva e entra dentro la famosa Unione Sovietica nel periodo del patriarca di Yeltsin, riesce a fare strame anche dell'Unione Sovietica, quello che raccontava Monia Benini della Grecia, è null'altro che quello che accadeva anche nella ex Unione Sovietica, diventata ormai CSI,
92, 93, 94, la povertà assoluta e l'emigrazione forzata e tutto quello che abbiamo visto in quegli anni. Quindi in quel momento nascono dei ragni, o meglio, dei ragni si solidificano, non solo quello di cui ha parlato Monia all'inizio, ma tanti altri, dei ragni che sono ben presenti in tutto il mondo. Il ragno della Trilatera, di Davos, dell'Aspen Institute, del Council of Foreign Relations e della Bilderberg. La Bilderberg perché sembra forse la meno, forse a qualcuno potrebbe sembrare la meno importante, in realtà è proprio in quegli anni quella che indica quello che sarà il cammino di tutto, indica la necessità della conclusione del cosiddetto allora Uruguay Round per arrivare all'OMC, cioè all'WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, indica quelli che devono essere le regole del commercio internazionale, fa operare attraverso chi? Attraverso un'agenzia che si chiama Transparency International, la pulizia di tutto il commercio internazionale bilaterale che allora esisteva tra gli stati, tutto deve diventare multilaterale, cioè tutto deve essere controllato dagli Stati Uniti d'America e dalla City, da Wall Street. Questo è tradotto. Cosa significa questo? Che se noi stavamo facendo, per esempio noi italiani, che eravamo ancora forse al sesto posto dell'economia avanzata industriale mondiale, non più il quinto, benissimo, no, al sesto, al settimo, dobbiamo abbandonare tutto quello che avevamo in quel momento, i grandi contratti della Tecnipetrol o TPL o della Condotte o dell'Eni stesso con l'Iran per il porto di Bandar Abbas, per cui in Iran si voleva e si doveva, cioè esisteva un accordo bilaterale appunto Italia-Iran, si doveva costruire un megaporto per l'esportazione del petrolio e la IP, che non era altro, la IP quella che noi vediamo ancora, io cito come pompe di benzina, che non era altro che l'Iranian Italian Petroleum, cioè la raffinazione, il logo fatta da una società ad hoc partecipata, la IP, partecipata al 50% da Iran e da Italia, per sviluppare quella che era stata la grande idea di Mattei, riproposta in altri termini nel 1980, 81, 80. Tutto questo viene distrutto, è finito, la Condotte perde le commesse, poi noi non mandiamo più neanche, forse un bene, ma comunque neanche i nostri armamenti e le nostre fregate lungo all'Iran, chiudiamo i contratti con l'Iraq, finiamo tutto quello che era il nostro, la nostra economia da settimo paese del mondo, avanzato del mondo, verso i paesi emergenti, soprattutto quelli produttori di petrolio. Quindi quello è un momento molto, molto importante. Il 1993 direi che è il momento in cui queste strategie diventano palesi, anzi vengono dette normalmente nei conclavi del ragno di cui vi parlavo prima, cioè della Catera, della Davos, dell'Aspen e della Bilder. In particolare Zbigniew Brzezinski, che è ancora oggi il guru della sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America, è ancora oggi, non è stato identificato allora, ma lo è tuttora oggi con Obama. Zbigniew Brzezinski, che della Bilderberg è forse il portavoce più importante, che cosa disse proprio nell'hotel Bilderberg di San Francisco quell'anno? Disse: noi andiamo avanti verso la globalizzazione, verso il mondialismo, come dal punto di vista politico. Cosa accadrà quindi nel giro dei prossimi vent'anni? Nel giro dei prossimi vent'anni accadrà quello che è stato detto appunto da
tratti il popolo diventerà sempre, diciamo che il divario della ricchezza diventerà sempre più ampio, i poveri diventeranno sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi. Sembra qualcosa di marxista, forse pure lo è, però qui si tratta di popoli interi. È la stessa cosa che nemmeno un decennio prima avevano analizzato e dichiarato i Montoneros. Sto dicendo i Montoneros che sono stati la punta di diamante per il rientro dell'Argentina nella vita civile non solo del Latino America ma anche di tutto il mondo, cacciando di fatto e facendo ritornare Perón e cacciando di fatto la giunta militare e i generali assassini. Bene, Montoneros nel dichiarare finita la guerra di guerriglia, loro continuavano a portare avanti come peronisti di sinistra, come li vogliamo chiamare, contro la reazione, contro il capitalismo, ma anche contro la giunta militare, dichiararono: però bisogna stare attenti, bisogna fare un grande sforzo di immaginazione, perché siamo di fronte a questo, era iniziato appena l'Uruguay là, siamo di fronte a un mondo che diventerà con poveri sempre più poveri e un'oligarchia di ricchi che condizionerà le vite di tutti i popoli del mondo. I due estremi si erano incontrati nell'analisi, però quella più pericolosa ovviamente, anzi l'unica pericolosa, era quella di Zbigniew Brzezinski, che come nulla fosse dichiarò in quel convegno, uno dei primi, la Bilderberg a San Francisco, dichiarò che bisognava a questo punto fare del TTM, che è una crasi, un nuovo termine in inglese, una crasi fra allattare, l'allattamento, e intertainment, cioè intrattenimento, cioè dare dalle mammelle degli oligarchi di comanda qualche cuccio slante, anche i popoli diventeranno sicuramente sempre più poveri nei prossimi anni, come attraverso lo spettacolo, attraverso i programmi televisivi, i media, attraverso quello che poi farà l'aspenistico con le sue tranche dall'altra parte. Ora, questo era stato detto nel 1993 e c'era un altro ragno, tanto per parlare sempre di ragno, presente lì, importante, ne abbiamo parlato, si tratta delle famose 5, 6, 7 sorelle, che non sono più le 7 sorelle antiche, quelle che hanno provocato in fondo la morte o l'uccisione di Enrico Mattei, ma sono le 7 sorelle della grande finanza internazionale, appunto la Salomon, abbiamo detto prima, la Salomon Brothers, la Warburg, la Lazard Frères, la Goldman Sachs, la Citicorp e la Rockefeller Foundation, perché la Rockefeller Foundation è abbastanza importante. Queste 7 sorelle, vediamole in questo modo, queste nuove 7 sorelle, di caso sono gli azionisti, virgolette, di una strana banca citata da Giorgio Vitangeli come fonte attendibile, e si chiama Banca dei Regolamenti Internazionali. Questa Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha sede in Brasile, è un mostro, è il mostro, cioè è il trade union tra queste 7 sorelle e la Banca Centrale Europea, e le banche centrali che emettono denaro nel resto del mondo, virgolette, occidentale. È la Banca dei Regolamenti Internazionali che indica quali devono essere le politiche delle banche centrali che contano nel mondo. E questo è un altro ragno. Passo ad altre cose, arrivo alla politica, così cerco di ampliare ancora di più. Giorgio Vitangeli ha parlato di quattro possibili soluzioni.
smontare la globalizzazione, i banister sono le creatori della globalizzazione, quindi proposta stiamo cercando di fermare questi banister. Regolamentare, riregolamentare la finanza, rinazionalizzare le banche centrali, rimettere in sesto un sistema monetario internazionale equamente partecipato da questo Stato. Avevo dimenticato una cosa, da ritornare anche a un'economia mista. Oh, vabbè, allora è quello che ti volevo dire, cioè se manca però il fatto fondamentale a un'economia di produzione, un'economia produttiva e mista, è il minimo che dobbiamo fare. E non solo, bisogna rinazionalizzare e socializzare le imprese strategiche, molto più dell'economia mista. Cioè, quello che diceva in questo caso Filippo, le telecomunicazioni, i trasporti, l'energia, la siderurgia, l'aerospaziale non possono essere di privati, non possono assolutamente essere di privati, sono strategici per il futuro della comunità nazionale. Ma non basta lo stesso questo ritorno alla produzione nazionale inteso in questo modo, bisogna cercare di fare qualcosa che possiamo fare anche noi, quindi noi, oppure quelli che noi rappresentiamo. E qual è l'unica cosa che noi siamo in grado di fare? È sensibilizzare il lavoratore, il cittadino, perché possa nel suo piccolo socializzare la propria impresa, socializzare e rendere di nuovo attiva la propria impresa. Voglio dire, c'è l'Argentina che in fondo è diventata di fatto il nostro ideale di oggi, o comunque non un ideale ma comunque uno strumento che noi dobbiamo capire, analizzare e cercare di tradurre anche in Italia. Oltre alla rinazionalizzazione delle Aerolinas Argentinas, della Telecom, che era questa presa dalla nostra Telecom privata, che dice Argentina e via discorrendo, i Kirchner hanno dato spazio attraverso varie leggi regolamentatrici alla riacquisizione operaia o dei lavoratori delle società in chiuse, sospese, le famose facendas sin patron, si chiamano così, sono nate tutte dal basso. Ecco, una delle linee di un possibile come posso dire, coinvolgimento sociale deve essere questa. Se vediamo un picco, un panto, un'impresa come la Panto, che ha mandato, che ha creato gli infissi in tutto il mondo, il signor Panto, quindi gli infissi pantografati, no? Come si dice tuttora, lo dicono in tutto il mondo, in tutte le lingue, se sta chiudendo in questo momento, se sta mandando a casa quelli che erano gli operai, adesso sono diventati 600, bisogna cercare, se si ha la forza, se si è presenti in quel territorio, stiamo parlando del Veneto, di dare una mano, perché rinasca una socializzazione anche in piccolo, non è piccolo, ma anche in piccolo, anche dal basso, attraverso un nuovo modello cooperativo. L'abbiamo inventata noi in Italia, la socializzazione della Darwine è nata in Italia, la socializzazione come fatto di mutuo soccorso è nata dalle società agricole, dalle società operaie, dalle società cattoliche anche, di lavoratori e di operai e di contadini. E cavolo, ce l'abbiamo anche nel nostro DNA storico, cerchiamo di fare qualche cosa verso questo. Io non voglio andare in settore, l'unica cosa che posso ricordare è una cosa a cui ho accennato prima e che non ho concluso. Ecco, c'era una certa società, agenzia della Banca Mondiale, che si chiama Transparency International. Voi sapete chi era il presidente della Transparency International, quella che poi ha creato Mani Pulite internazionale in tutto il mondo, perciò ricordiamoci che cosa significa Transparency International, quella che ha fatto cadere i governi in Italia, in Spagna,
in Perù, in Giappone, ovunque, per eliminare qualsiasi tipo di economia mista, qualsiasi tipo di politica sovrana nell'economia. È poco quello che è successo. Ecco, chi era questo presidente, portato ex presidente della Banca Mondiale? Un certo Robert McNamara. Chi non se lo ricorda? Ma ci sarà uno di cui non se lo ricorda. Era il ministro della guerra, no, della difesa americana, nel Vietnam, durante la guerra del Vietnam, con Ford, quello che dichiarò che voleva buttare la bomba atomica su Hanoi. Di Johnson, scusa, Johnson. Voleva che fosse sganciata la bomba atomica su Hanoi. Questi sono quelli che noi chiamiamo la grande finanza, gli speculatori, e quindi noi li chiamo, no, ma li conosciamo, cerchiamo nome e cognome, appunto. Prima tu hai fatto questa lista. Facciamo queste ricette, troveremo che sono sempre loro, dappertutto, da 60 anni, da quando questo paese, il nostro paese, ma anche la Grecia, l'Irlanda tra poco, la Spagna e Portogallo e chissà quante altre, perché noi guardiamo soltanto all'Occidente come al solito, ma se uno va in Bosnia, in Serbia, in Ungheria, in Romania, in Bulgaria, sono le stesse identiche situazioni. Sono le stesse persone che stanno condizionando il nostro destino, il futuro del mondo. Fermiamoli in qualche modo, anche da qui.